La complessità è la madre di alcune cose importantissime, perché è la madre della libertà, è automaticamente la madre della responsabilità, è anche la madre della creatività, perché è dall'incontro di cose che appartengono a domini molto diversi che nasce l'idea creativa e innovativa. Però è anche la madre dell'incertezza. Tutti questi fenomeni hanno come conseguenza un fatto fondamentale, che se la natura è complessa ed è quindi imprevedibile, esiste un modo per diminuire questa imprevedibilità? In effetti esiste, e dipende dalle nostre decisioni di essere umani. Esiste un sistema per mettere, diciamo, ordine nel caos? Allora, in questi casi si può dire che per mettere un po' di ordine in un sistema caotico deterministico c'è un attrattore. L'esempio dell'attrattore è molto facile. Io prendo un pezzettino di carta, ci metto su dei chiodini e comincio a fare saltellare. Un sistema caotico. No? Dopodiché prendo un magnete di sotto, boom, si orientano tutti quanti secondo il campo. Allora, il magnete funge da attrattore. Allora, qual è l'attrattore che può mettere ordine alla complessità delle interazioni umane? È l'amore. Quindi, se gli uomini sono capaci di amarsi, questo attrattore rende il mondo infinitamente meno complesso, molto più prevedibile, e diventa quello che dà il senso della serenità e del piacere di vivere.